Siamo entrati negli ultimi 180 secondi mancano. Sì, sì, sta tanto Ronaldo! Sì, sì, corri, corri, corri! No! Sì, corri! Mondiali del Qatar, ci sono ancora le qualificazioni, l'Italia non è ancora qualificata, dovrà affrontare la Macedonia, che non è un dolce da mangiare ma è una squadra, poi se vincerà dovrà affrontare la vincitrice tra Turchia e Portogallo. Il pronostico di Cri è che l'Italia affronterà quale squadra? Il Portogallo. Il Portogallo. E voi? Da casa scriveteci nei commenti, preferite il Mondiale del Qatar con l'Italia oppure con Ronaldo? Perché solo uno dei due andrà a giocare i mondiali. Ovvero io. Facciamo il nostro pronostico, anzi giochiamo il nostro pronostico su FIFA 22. Io sarò il Portogallo, cercherò di portare Ronaldo in Qatar ai mondiali e Cri sarà... L'Italia e cercherò di portare ai mondiali tutta la squadra. Che è composta con la tua formazione? Insigne, Immobile, Chiesa, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Verratti, Jorginho, Barella e Donnarumma. Oh, Donnarumma! Tu hai Ronaldo, Jota, Silva, Sanchez, Fernandez, eccetera eccetera. Forza Portogallo! Salutiamo tre che hanno indovinato la risposta esatta. Quale squadra allena Ancelotti, che abbiamo fatto nel video scorso. La risposta esatta era Real Madrid. Chi ha indovinato? Ciao, Paolo Mario. Mamma mia! Dragonic. Carmine Filosa, sei una brava e bravissima, bella filosofa. Ciao a tutti! Nuova domanda per essere salutati, rispondete nei commenti. In quale stadio si gioca Italia versus Macedonia? E ho una barzelletta da dire adesso e dopo due di là. Allora, ho una della Macedonia che la dico nell'intervallo e poi due del Portogallo che ne dico una. Ehi Pepe, secondo me ti devi trasformare in un Pepe. Perfetto, bellissima Macedonia. No, bellissima barzelletta. Andiamo a giocare. Stiamo giocando. Adesso questo è un allenamento, ma andremo a giocare il nostro pronostico. No, Italia-Portogallo con una particolarità in partita. Perché porta il gallo. Non ci sono regole. Portogallo l'hanno inventato perché porta i galli. Ecco Bonucci, il primo a entrare in campo. Ronaldo. No, io voglio adesso sapere se Chiellini è anche il capitano. No, adesso Dybala è il capitano della Juve, vero? Sì. Quindi adesso voglio vedere se Chiellini è il capitano dell'Italia. No, i primi sono sempre i capitani. Sì, dovrebbe essere così. Allora è Bonucci. Allora, giochiamo in uno stadio dove c'è un po' di ombra e molto sole. Com'è che fa l'inno? È finito, c'è il Portogallo. E poi, adesso mi dico anche l'altra, era siamo pronti la morte e basta perché non voglio pensare. Dai su, Ronaldo! Ah, Ronaldo, passa! Si inizia, partita senza regole, non c'è l'arbitro, quindi si possono fare falli fuori gioco. No, guarda come ti salta! No, come mi salta? Volevi! Nell'angolino! Subito! Non è fuori gioco! Era fuori gioco, ma non c'è l'arbitro! Non è arrivato! È una partita senza arbitro, questa! Ci godo! Ma perché c'è l'arbitro? Non serve a niente a sto punto! Ma togliete l'arbitro, non serve a niente! Katare! Karate! Io sono il karate! La Madonna! Un po' più calmo, no? Il Portogallo se l'allunga troppo. E Chiellini la prende ed è ancora il capitano. Quindi sarebbe stato due volte capitano nella Juve e nell'Italia.
Ok, bruciava. Quando perdo la palla mi sento... è infortunato! Sei infortunato? Per la squadra avversaria. Te li infortunio tutti! Ecco che un giocatore... Tanto, no! Tanto non c'è il fallo, quindi io te li infortunio tutti. Te li faccio mandare a casa. A casa te li faccio mandare adesso. Guarda Verratti. Verratti infortunato. Immobile. No, fuori gioco! Non esiste! Recupera il pallone il portiere con un'uscita disperata e precisa. Io te li ammazzo i tuoi giocatori. È stato premiato, ha salvato la porta con un grande intervento. Mamma mia che... Mamma, te l'ho mandato uno giù, sì, ci godo! Dolore, sento Dolores. Attacca l'Italia. Dolores, Dolores! La salva! Fernandez! Ti faccio Dolores! Dolores! No, si allunga troppo! Vai! Bam! 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 Ma cambia Verratti, che infortunato! Bam! Dai, stavo facendo una rovesciata a strappi! Ma da dietro! Non ci sono le regole! Mamma mia! Esci! Esci il portiere! No, 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 non uscire più! Corri in porta, stupida! Opla! 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 No! Opla! No, non riesce neanche a passare talmente male alla gamba! Giochi di gambe! Opla! 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 Che giochi di gambe! Che giochi di gambe! Che giochi di gambe! Yes, yes! Yes! Che giochi di gambe! Bam! Bam! E bada bam! Tentativo imparabile. Fammi cambiare Verratti. Un secondo. Cambio. Cambio nelle file dell'Italia. Esce Verratti, infortunato. Forse, aspetta. Ok, un piano. Ok. Un piano, non lo cambio ancora. Non lo cambio ancora. Il mister ci ripensa. Bam, bam, bam. Giochi di strategia. Io gioco di astuzia. Astuzia. Bam. Bada bam! Oh, Insigne, se ti infortuni io ti spacco quelle gambe così non giochi più se ti infortuni. Italia che ha fatto bam! Bada bam! Tanto è mia. Fanno! No, l'Italia è troppo forte. Verratti! Ancora, l'ho zoppato! No! Ottima lettura sulla maledetto Pepe. Un filtrante per me, grazie. Grazie mille, molto gentile. Madonna, cos'era un backflip quello? CR7. Troppa luce, abbassate sta luce. Tira CR7 e gol dalla distanza. Tanto sei soltanto distaccato di un gol. E beh, certo. Ronaldo vuole andare a tutti i costi ai mondiali. Ma io no. No, cioè io sì. Vedi lui. Possiamo prestare meglio qui. Guarda, io ho la maglia dell'Italia, però sono nero. In partita col Portogallo. Ah. Ok, ecco le mie seconde barzellette. Allora. Di gioco, 2-1 il punteggio. Allora, prima dico la più bella, la più brutta. Ma l'Italia giocherà contro la Macedonia? Sì. Allora è meglio che se la mangia. Prima che gioca. E la seconda è... Cosa fai, Cansino? Sto cancellando. Ok. Avete capito che è il Cansino? Perché praticamente cancello. Si scrive cancello. E poi aggiungi una L. Cancello. Inizia il secondo tempo. Anzi no, va bene, la dico dopo. Bam. Bam. Forza Chiesa! Forza Chiesa! Vai Chiesa! Non sei andato in chiesa. Dai, ma che noia, un altro infortunato. Due infortunati? Sì. C'è spazio
per avanti a sé. No! Bam! Così ti mette, impari a mettermi fuori chiesa, che doveva andare in chiesa ieri, ma tu non l'hai fatta andare. Voglio togliere la palla. Vai chiesa! Vai in chiesa! È infortunato! Aiuto! È infortunato, ma cade di nuovo, cade. Mamma mia! Togliti chiesa! No, devo andare in chiesa. Ma tu mi stai bloccando la strada. C'è spazio per il contropiede. Filtrante! Chi è questo, Ronaldo? No. No, ma questo qua. Bam! Stupidotto! Partenza pericolosa. No. Allora intercettato senza problemi. Spegnete sta luce, non si vede niente. Il sole è troppo forte, non riusciamo a vedere la palla. Ma io non riesco neanche a vedere il campo con questa luce. Bam! Mamma mia, chiesa, mi ha buttato giù. Bam, è mio, è mio, è mio, è mia. È mia, è mia. Ok. Oh. Cioè, i tuoi non si infortungono. Sembra che non ce la faccia. Non ce la fa Verratti, troppo dolente. Dai, deve pareggiare, devo pareggiare. Vai, 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 vai. Ma questo qua se la allunga sempre troppo, eh. Vai! Dai! Sono sempre stato scemo! Ronaldo! Chi ai mondiali non vuole rinunciare? Raggiunge il pareggio 2-2, bella partita, parità assoluta. C'è ancora molto tempo. Qualche problema si vede, speriamo non si tratti. Ma dai, ma che fuori misura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Può scambiare con il compagno. Tira! Mamma mia! Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. C'è la sostituzione dunque negli azzurri. Esce Chiesa, chi entra? Berardi. È entrato Berardi al posto di Chiesa nelle file dell'Italia. Non riesco a muovermi. Perché? Mi li butti giù, so già. Guarda, mi chiudi, mi sono in un panino. Certo, certo. Ma sei scemo stavolta! No! Tira il zoppo! Pam! Mamma mia! No, doppietta. Che mischia in aria, non capivo più niente. È Insigne? Sì. Oh, e Verratti, perché urlavi Verratti? Perché ce l'aveva più vicino la palla e poi è andato indietro Insigne. Ma sei intelligente, Verratti! Ha fatto il tunnel, ha passato Insigne. Dopo vediamo anche il replay. Anzi, no, lo vediamo adesso per farvi vedere, perché qualcuno l'avrà visto. Allora, fermo. Allora, fai in fretta, però. Allora, guardate che mischia. Questa è stata una mischia. Allora, come si fa a mettere rallentatore? Così. E così. Bam. Vedete? Bam! L'avete visto? Guardate. Arriva. Bam! Ok, ritorniamo indietro. Vi faccio rivedere. Bam. Vedete? Guardate la palla. Guardate la palla, guardate, guardate. Bam! Ah no, non ha fatto un tunnel, ma l'ha passata Insigne. Verratti è proprio un genio! Grande Verratti! Un applauso per lui! Ok, basta. È durato troppo, anche se non ha fatto niente. Doveva farlo lui, il gol. Gol. Portogallo di nuovo sotto, Ronaldo vuole sistemarla. Vuole il gol del pari. E andare anche lui ai mondiali. Devo rompere le caviglie a Ronaldo. Questo. Devo rompere le caviglie a Ronaldo. Dai Ronaldo! Dai Ronaldo! Devo rompere le caviglie a Ronaldo! Super Donnarumma! Grande Donnarumma! Ma non grande quello scemo. Vai! Sta avanzando. Ronaldo! Dai! Fernandes! Tre pari! Noia! Non si può neanche stare in vantaggio per un po'. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato, direi, molto bene l'assist all'indietro del compagno. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Un gol importantissimo che concede una nuova parità. È davvero una partita incredibile. Berardi è appena entrato, si fa subito notare. Attacca l'Italia a calcio del gol partita. Fa schifo. Ottima lettura, schifo. Scivolata. Wow! Siamo entrati negli ultimi 180 secondi mancano. Sì, Carri! No! Sì, Carri! 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 Sì, Carri!
possiamo aspettare. Sì! Abbiamo vinto! Ne voglio un altro! Ne voglio un altro! Yeah! E vince l'Italia! E va al mondiale! Sì! Ciao ciao Ronaldo! Ciao ciao! Ci vediamo l'anno prossimo, ma anche mai più! Ciao ciao! Noi partiamo